Aglianico Heritage. Questo è un vino che nella mia famiglia c'è sempre stato, ha sempre avuto uno spazio. Stiamo parlando di un fratello minore rispetto alle grandi vinificazioni del Taurasi, cioè un'espressione dell'Aglianico che sia più giovane, più fresca, forse un po' meno impegnativa, ma più approcciabile e di grande piacevolezza. Così testimonia anche la nostra storia, perché da sempre il Taurasi è stato accompagnato da un fratello giovane, questa è una sua espressione dell'inizio degli anni 70, che reca in grande evidenza sempre il riferimento territoriale, appunto Irpinia, che è questa regione che raccoglie insieme tutti i territori tipici delle grandi denominazioni di Irpinia. L'Aglianico è un vitigno prestigioso, di grande impatto dal punto di vista organolettico e proiettato mentalmente nell'immaginario collettivo a vini di grande spessore, di grande importanza e da lungo invecchiamento. In questo caso invece noi ci cimentiamo con una vinificazione più sottile, un po' più leggiadra, di ispirazione un po' più agile, in maniera tale da ridurre la concentrazione, avere un'espressione di frutto che non sia così cupa come quella tipica di un grande Taurasi, ma che sia un frutto di un rosso più leggero, con un po' più di trasparenza, un po' meno, appunto, dicevo, di concentrazione e con dei caratteri di piacevolezza che lo rendono più versatile dal punto di vista dell'abbinamento. Quindi invece di andare sui grandi piatti di cacciagione che sono tipici del Taurasi, andremo su piatti di carne più semplici, anche su una semplice bistecca o su un ampio abbinamento di paste o di formaggi. Il Pinia Aglianico è un'opzione intelligente per comprendere meglio la nostra Irpinia dei vini.